una forma di organizzazione oppressiva in cui l'individuo è schiacciato dalla volontà generale, dal pouvoir social, dice lui. Invece noi liberali, fino a diciamo liberati da una parte che è stata l'ultima propaggine di tutto ciò, siamo per l'individuo che si esprime in tutte le sue potenziali, meno Stato, ecco, il minimo di Stato, il massimo di libertà individuale. Perché? Perché dice solo così si può esplicare la ricchezza e il governo alla fine dovrà servire la ricchezza. La ricchezza comanda, il governo obbedisce. Sono parole sue, in questo celebre discorso ha fatto piangere tanti liberali. Oh, sì. È una diagnosi cruda. Però la fa lui, quindi come tale, in certo senso, è, come diceva Cicerone, censeo e sole tuo. A base di quello che tu mi dici, non invento io nulla. Nel 48 si diffonde un testo non meno celebre, altrettanto breve, il manifesto del Partito Comunista, di Marx e di Engels, dove c'è la celebre frase che il governo è il comitato di affari della classe borghese, che è la stessa cosa, è lo stesso pensiero che invece mi è Constante proposto in forma, se vogliamo, più agitatoria. Va bene, mentre in Constante c'è il compiacimento che ciò sia, in Marx c'è la denuncia che ciò sia, ma il concetto è uguale.